Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Amanda Lear, una carriera e ora arriva lui con una confessione shock, quasi da luci rosse. Il conduttore collega in un'intervista la definisce un travestito. Ecco cosa ha detto. Amanda Lear. Amanda Lear è lo pseudonimo di Amanda Tepede, è stata una cantante, attrice e conduttrice televisiva francese naturalizzata britannica. Sempre molto riservata, infatti non si conosce né la data né il luogo dove la cantante è nata, si può solo ipotizzare. La sua carriera iniziò negli anni 70 come modella e come musa ispiratrice di Salvador Dalì, per cui posò spesso. È sempre in quegli anni che Amanda Lear ottiene successo anche come cantante, in particolare di musica disco, e con la sua voce bassa e sensuale arriva non solo in tutta Europa ma anche in altre parti del mondo, come Giappone e America. Si sposò giovane con Morgan Paul Lear, ma Amanda fu l'amante di molti personaggi noti come Salvador Dalì e David Bowie. Poi nel 79 sposò Alain-Philippe Malagnac d'Argens, e dalla morte di questo continui ad avere compagni. Ma quello che nelle ultime ore ha spiazzato tutti è la confessione di un collega sul suo conto. Amanda Lear. Amanda Lear accusata di essere un travestito, lei si difende. Ad affermare che Amanda Lear fosse un travestito è stato Teo Teocoli durante un'intervista a Belve con Francesca Fagnani. Ha citato la collega quando la conduttrice gli ha chiesto di parlare dei suoi flirt e la Fagnani ha fatto anche riferimento ad esperienze sessuali che Teocoli non avrebbe mai avuto. Ma perché l'ho detto io? Negli anni 60 esistevano i travestiti e ti facevano perdere la testa, ho pensato tanto ad Amanda Lear. La vedevo camminare nella casa di Dalì e ammetto che ci sarei stato con lei. Ma lei non mi guardava proprio, neanche di striscio. Io ho fatto sesso, droga e rock and roll. Teo Teocoli. La conduttrice di Belve non è voluta entrare nell'argomento, ma non è la prima volta che in TV si tira fuori questo tema. Soli pochi mesi fa anche Giucas Casella aveva raccontato di aver conosciuto Amanda Lear quando era ancora un uomo, prima del cambio sesso insomma. Ma Amanda ha sempre dichiarato di essere una donna cisgender, ovvero di essere a proprio agio con il suo genere. A Giucas Casella però la cantante ha risposto via Rolling Stone, davvero, ha detto ciò? Ma chi è questo Giucas Casella? Io avevo un fidanzato che si chiamava Casella, ma Manuel. Lui non so proprio chi sia. Chissà se Amanda risponderà anche a Teocoli su quest'illazione fatta su di lei. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.